Io sono Nicola Spagni. Io sono Diletta Storace. E noi siamo S+S Studio. Ci occupiamo prevalentemente di architettura e interior design. Tante volte ci definiamo un po' come un atelier, quindi abbiamo una dimensione altamente sartoriale. Il progetto della nuova pavimentazione del mercato centrale si inserisce all'interno di uno studio più ampio di restyling di quella che è proprio l'aspetto e la comunicazione dello storico mercato centrale, che sentiva l'esigenza in qualche modo di rendersi più contemporaneo anche e utilizzare un linguaggio che riuscisse a parlare alle nuove generazioni. Sono Massimo Manetti, presidente del Consorzio del Mercato Centrale di Firenze. È nato nel 1874, nel periodo di Firenze Capitale, ed è qui che è nato, diciamo, l'ambiente che poi ha creato anche un po' lo spirito della fiorentinità. Questo che vuol dire l'identità fiorentina, lo stare insieme, il condividere le proprie esperienze e l'amore per la città. Dunque, il mercato centrale compierà 150 anni e la prima invenzione che abbiamo fatto è dare un nome nuovo per una cosa che durasse per altri 150 anni. E si chiama quindi Slow Renzo, San Lorenzo Slow, per rafforzare questo concetto di slow food, di lentezza, cioè di riappropriarci dello spazio del mercato centrale, che diventa realmente uno spazio per tutti. Questo progetto vuole un po' riportare al centro l'identità proprio cittadina, l'identità del residente, e il mercato certo è un luogo anche per i turisti, però è principalmente il luogo dove il fiorentino va a fare la spesa. Il mercato di Firenze, con tanti turisti che ha, continua a mantenere la propria identità di mercato, con famiglie che si tramandano la professione da generazione in generazione. L'idea di base era trovare un pavimento che all'occhio, prima di tutto, no? Desse importanza e dignità al luogo in cui eravamo. Siamo in uno spazio pubblico, quindi anche riguardando le foto storiche serviva un pavimento che ricordasse il pavé della città. Poi c'era un problema proprio di mantenimento, insomma, di rispondere a delle esigenze tecniche, perché un mercato col suo utilizzo quotidiano ne ha una serie, insomma, molto ampia, ecco, di bisogni e necessità, appunto dall'igiene al fatto che debba essere un pavimento antisdrucciolo. Quindi ci siamo orientati quasi da subito sull'idea di un materiale ceramico. La scelta quindi poi è ricaduta su questo incredibile e innovativo materiale detto Active Surface, cioè che è un materiale che ha determinate caratteristiche di igiene e che comunque garantissero un bellissimo effetto di pietra naturale. Active è stato realmente una sorpresa per noi, perché trovato un prodotto che potesse sposare le varie esigenze degli attori coinvolti, abbiamo trovato questo valore aggiunto, cioè avere un prodotto che possa essere antibatterico e antivirale. Il successo di questo materiale Active ha fatto sì che ci fosse una seconda richiesta anche per il secondo, forse in termini di scala e importanza, mercato cittadino, che è il mercato di Sant'Ambrogio. Anche lì c'era un contesto appunto di pavimentazione da dover sostituire, obsoleta, e quindi la scelta è ricaduta ancora una volta su pavimento ceramico Active Surface. Il mercato centrale di San Lorenzo è diventato un caso studio. Tanti esempi ci sono in Europa, all'estero, della trasformazione di mercati in mercati turistici. Invece la nostra è l'operazione opposta, è il mantenimento del mercato come mercato e pezzo della città, cioè per la città e non per solamente il turismo. A completamento appunto dell'aspetto estetico e funzionale della ceramica e della pavimentazione, abbiamo poi inserito e
vedremo il risultato nei prossimi mesi, delle pietre della memoria. Quindi circa ogni 3 metri la pavimentazione si arricchirà di la stessa formella ceramica incisa con una memoria, un fatto storico, un detto legato alla geografia, al luogo, alla città e alla nostra storia. È il luogo dove noi passeggiamo tutti i giorni, andiamo a fare la spesa e quindi camminando buttiamo l'occhio a terra e leggiamo un ricordo di qualcuno che ha camminato prima di noi dentro a questo spazio. E quindi questo rifacimento viene visto come il futuro del mercato centrale. Il passato ce l'abbiamo, la storia ce l'abbiamo, la professionalità ce l'abbiamo, la qualità dei prodotti ce l'abbiamo. Se riusciamo a dare valore a tutto questo e a dargli un futuro, e questo progetto lo attesta, non ci può portare che avanti nel tempo. Io da fiorentina, già come architetti noi mettiamo il cuore e nel mercato centrale siamo nella nostra città, nei nostri spazi, è stato per noi un onore grande, proprio bello, una sensazione inedita, no? Che non avevamo ancora provato. Invece io da Emiliano devo dire che ho portato un po' della mia terra, anche se cotta, all'interno della città.